Una proposta strumentale quella avanzata da una parte dell'opposizione riguardo la richiesta di sospensione delle strisce blu. Così il sindaco di Roseto Mario Nunes, che ha respinto questa richiesta, aprendo invece ad un incontro con gli esercenti per fronteggiare la crisi che ormai attanaglia questo settore da molti anni e che la pandemia ha notevolmente messo in ginocchio. Loro chiedevano di sospendere i parcheggi a pagamento come noi due anni fa e l'anno scorso abbiamo chiesto. In realtà i commercianti si sono espressi valutando appunto quella scelta come poi non efficace rispetto al territorio, ma soprattutto sono mutate anche delle condizioni, per esempio al, nella zona centrale l'amministrazione di Girolamo Ginoble era riuscita a farsi chiudere con dei blocchi di cemento un parcheggio centrali di oltre 100 posti all'interno della nostra appunto zona commerciale, cosa che noi siamo riusciti invece a riaprire. E inoltre, rispetto al discorso di parcheggio a pagamento, credo che non sia quello il, lo strumento per incentivare e per supportare un commercio veramente in ginocchio, allora sì abbiamo risposto all'appello dei commercianti di incontrarli al più presto. Ringrazio la consigliera Annalisa Del Piglio, che è la delega e ha la fiducia su questo tema, perché crea un ponte importante noi siamo per costruire ponti e non per creare delle barriere e dei muri. Non molto, ma quello che possiamo fare lo faremo: l'ascolto, eh, misure incentivanti, organizzazione di eventi come abbiamo fatto in questo periodo natalizio, cercando di valorizzare tutte le piazze e soprattutto dando anche un, un panorama e una prospettiva alle attività e soprattutto quell'ascolto, quell'ascolto che è mancato in questi anni, ecco, noi ascoltiamo le categorie, loro si sono espressi sui parcheggi a pagamento, ovviamente non hanno eh, detto che va tutto bene, hanno detto che bisogna trovare altre soluzioni. Su quello ci lavoriamo.